e ho avuto delle grandi benedizioni del Signore e ringrazio il Signore. Alleluia. Amen. Amen. Ma in Cristo siamo un solo popolo. Alleluia. Amen. Non c'è greco, non c'è giudeo, non c'è italiano, non c'è calabrese, non c'è milanese, non c'è niente, alleluia, di umano, ma noi siamo nuove creature in Cristo. Amen. Siamo un popolo spirituale. Fai parte del popolo spirituale tu questa sera. Amen, alleluia, gloria, alleluia, slava da lui. Voglio leggere insieme a voi, carissimi fratelli, amen, una parola nel libro dei Proverbi, gloria a Dio, che lo Spirito Santo, alleluia, ha messo nel mio cuore per edificarci questa sera. Proverbi al capitolo 4, vogliamo leggere dal verso 14, amen, alla gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Quando trovate questa parola potete dire amen. Amen. Proverbi 4 verso 14. Dice così la parola di Dio. Non entrare nel sentiero degli empi e non camminare per la via dei malvagi. Evitala. Non passarvi, allontanati da essa e va oltre, poiché essi non possono dormire se non hanno fatto del male. Il loro sonno svanisce se non hanno fatto cadere qualcuno. Essi mangiano il pane dell'impietà e bevono il vino della violenza, ma il sentiero dei giusti, alleluia, è come la luce dell'aurora che risplende sempre più radiosa fino a giorno pieno. La via degli empi è come l'oscurità, essi non scorgono ciò che li farà cadere. Figlio mio, fa attenzione alle mie parole, dice il Signore. Figlia mia, presta attenzione alle mie parole. Porgi l'orecchio ai miei detti. Non si allontanino mai dai tuoi occhi. Custodiscili nel centro del tuo cuore, perché sono vita per quelli che li trovano, guarigione per tutto il loro corpo. Custodisci il tuo cuore con ogni cura, perché da esso scorgano le sorgenti della vita. Rimuovi da te il parlare fraudolento e allontana da te le labbra perverse. I tuoi occhi guardino diritto e le tue palpebre mirino diritto davanti a te. Appiana il sentiero dei tuoi piedi. Tutte le tue vie siano ben stabilite. Non deviare né a destra né a sinistra. Ritira il tuo piede dal male. Amen. Vogliamo pregare che Dio ci guidi questa sera con la sua parola. Amen. Vogliamo metterci in piedi e pregare che lo Spirito Santo ci guidi, ci parli nel potente nome di Gesù. Padre Celeste, alleluia, Dio della gloria, siamo qui, Signore, questa sera, alleluia. Dio mio, Signore, io sono polvere, Padre. Signore, manda la tua parola dal cielo questa sera, Signore. Parlaci col tuo Spirito Santo, Signore. Allontana, Signore, ogni pensiero carnale, ogni pensiero umano. Vada via nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Parla la tua Chiesa, vale.
lasciare andare chi risuo. Parla, Signore, ai tuoi figli che sono qui, alle tue figlie che sono qui, ai tuoi servi che sono qui. Alleluia, Dio eterno della gloria. Oh Adonai, parla, Signore, parla, Spirito Santo. Guida questa parola, Signore, che sia una parola edificante, Signore, una parola che liberi, alleluia. Oh gloria a Dio, una parola che guarisce, una parola che trasforma, una parola che faccia un'opera soprannaturale, una parola unta dallo Spirito Santo, alleluia, che rompe le catene, alleluia. Eli Mashai de Rebekia Tea. Oh, ribataia sei, nel nome di Gesù, Signore, io mi umilio nella tua presenza. Signore, parla tu, Signore Spirito Santo, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen, amen. Potete sedervi, cari, nella grazia. Grazie, Gesù. Oh, alleluia. È una grande gioia, alleluia, quando noi siamo insieme, cari fratelli e sorelle, per ricevere, alleluia, il messaggio di Dio. Amen. Noi siamo qui, fratelli, alleluia, non perché è una tradizione, non perché è una religione, non perché ti ha chiamato il fratello, non perché ti ha chiamato, alleluia, l'amico, l'amico, ma noi siamo qui perché lo Spirito Santo vuole parlare. Amen. Quanti lo credono, alleluia. C'è lo Spirito Santo qui? Allora tu devi sentire la presenza dello Spirito Santo. Amen. Io sento la presenza dello Spirito Santo. Oh, alleluia. Quella presenza mi dà la vita. Quella presenza mi dà la libertà. Amen. Quella presenza mi dà la gioia. Bucurie. Amen. Oh, alleluia, presenza lui. Mi dà bucurie. E la virulenza, ehi, la scia, e la alleluia, putea, amen, alleluia, salva di Cristo, alleluia, amen, ne voglia, alleluia, de ungere, alleluia, voglia di ungere, alleluia, alleluia, Petru, alleluia, urmare, si dice urmare, amen, per andare avanti. Incarna lui Christos. Alleluia. Evangelia est calia lui Christos. Amen. No est religia. Amen. Alleluia. Evangelia ale putrea. Alleluia. Il Vangelo mi ha liberato dal peccato. Io prima ero un peccatore malvagio. Mi ubriacavo, bestemmiavo. Fratello caro, io avevo zii pastori, io ero piccolo e ridevo dei predicatori, parlavo male dei predicatori, insultavo i predicatori, ma oggi per la misericordia di Dio sono un predicatore. Alleluia! Alleluia! È la magia! È il potere del Vangelo. Amen. Amen. Gloria al Signore che trasforma il peccatore. Amen. Amen. In un uomo benedetto. Amen. Tu sei una donna benedetta, un uomo benedetto. Ma se tu cammini nella via di Gesù Cristo. Proverbi 4, verso 14, alleluia. Dice, gloria al Signore, non entrare nel sentiero degli empi. Chi sono gli empi? Come è scritto lui? Nelle giudizi. In italiano empi. Ma. Vuol dire un uomo malvagio, un uomo carnale, carnale, che fanno il male, che vive non nello spirito ma nella carne. E oggi, cari fratelli e sorelle, purtroppo anche in mezzo a noi
noi